Ha già visitato la città. Luigi Greco, nuovo comandante della Polizia Municipale, ha già toccato con mano le criticità di Campobasso. Stamattina la presentazione ufficiale. Essere qui è motivo di grande orgoglio. C'è tanto da fare, le sue prime parole. Ci sono un po' di problemi, ma come diceva il sindaco, la figura del vigile, diciamo, non è soltanto quella del sanzionare, è quella anche di fare sicuramente una buona prevenzione con il dialogo, con cercare di riscoprire come dire, un rapporto con l'utenza. Però è ovvio che alla fase di prevenzione poi deve necessariamente seguire anche quella repressiva. Credo che insomma, la città di Campobasso non abbia grandi problemi, però ecco, qualcosa l'ho notato a livello di norme magari che vengono disattese, alcune criticità ci sono, cercheremo di impegnarci anche in quella direzione. Greco si insedia in un momento delicatissimo, in piena pandemia, e per questo uno dei messaggi lo rivolge alla popolazione del capoluogo di regione. È sicuramente fondamentale continuare a osservare quelle che sono le norme, il distanziamento, l'uso della mascherina, la sanificazione delle mani e soprattutto quello che è importante è che soprattutto i giovani percepiscano che in questo momento di emergenza, come diceva lei, è davvero fondamentale non abbassare la guardia. Greco, classe 1968, arriva da Barletta ed è di fatto già in servizio. Nelle prossime ore incontrerà il personale della Polizia Municipale, avrà un colloquio con il questore di Campobasso e andrà a colmare un vuoto che si trascinava da diversi anni. Durante l'incontro con i giornalisti, il sindaco Roberto Gravina, che ha speso parole al miele per l'avvocato Iacovelli, predecessore di Greco, ha illustrato il nuovo organico della macrostruttura che, ha spiegato, non penalizza nessuno e vuole massimizzare le professionalità di ognuno. Era un impegno che avevamo assunto in campagna elettorale, anche perché è un settore strategico. Quando poi si pensa alla polizia locale, ricordiamoci sempre che non è soltanto la viabilità, è anche l'ambiente, è anche il commercio, è anche il controllo, è anche un'attività coadiuvata insieme appunto alle forze dell'ordine per appunto l'ordine pubblico. Quindi è un giorno importante che poi ha visto una riassegnazione delle funzioni a tutti i dirigenti del comune di Campobasso, in attesa che anche il dirigente del settore lavori pubblici e urbanistica prenda servizio, atteso che la procedura di mobilità si è già conclusa e quindi siamo in attesa soltanto del nulla osta per il subingresso. Al segretario generale Vincenzo Benassai, la segreteria generale e il settore servizi demografici e generali. A Nicola Sardella è stata affidata la direzione dell'area risorse con i settori programmazione, risorse umane, risorse economiche, finanziarie e tributarie. A Vincenzo De Marco la direzione dell'area servizi alla persona con politiche sociali e giovanili, politiche culturali, dello sport, del turismo e della pubblica istruzione e del settore delle attività economiche e produttive. A Matteo Iacovelli spetterà l'area avvocatura, gare, contratti ambiente, appalti e contratti e patrimonio e ambiente. Confermato ovviamente alla guida dei servizi alla persona.